Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Proctoglu Plus. A cosa serve? Proctoglu Plus ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per medicazione, altri, cerotto per sutura, VDH90-0102. È commercializzato in Italia dall'azienda Noos SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Noos SRL. Concessionario. Noos SRL. Categoria di appartenenza. Dispositivi per medicazione, altri, cerotto per sutura, VDH90-0102. Confezioni. Proctoglu Plus crema proctologica 30G. Indicazioni. Proctoglu a marchio registrato Plus ha un dispositivo medico utilizzato per alleviare i sintomi associati a disturbi emoroidali, ragadi e proctiti, bruciore, prurito, sanguinamento, dolore. L'utilizzo di Proctoglu a marchio registrato Plus risulta utile per ridurre la frizione durante l'evacuazione, alleviare bruciore, prurito e sanguinamento, prevenire infiammazione e congestione, ridurre il dolore e proteggere la mucosa del retto danneggiata, favorendone la guarigione. Modalità d'uso. Applicare la crema da 2 a 4 volte al giorno, preferibilmente prima e dopo ogni evacuazione. Lavare le mani prima e dopo ogni applicazione. Prima di applicare il prodotto, pulire l'area interessata. In occasione del primo utilizzo, svitare il tappo e girarlo dalla parte opposta, quindi premere per forare il sigillo di alluminio presente sulla bocca del tubo. Prelevare una piccola quantità di crema ed applicarla con le dita sulla zona perianale. Avvitare l'applicatore al posto del tappo. Premere il tubo finché copyright dai fori della cannula non si vedrà fuoriuscire una piccola quantità di crema ed utilizzarla per lubrificare la cannula, spalmandola sulla sua superficie. Introdurre l'applicatore nell'ano. Premere quindi delicatamente sull'estremità del tubo in modo da distribuire la crema nell'area interessata. Estrarre l'applicatore. Dopo l'uso, rimuovere immediatamente la cannula del tubo e riposizionare il tappo. Pulire accuratamente la cannula con acqua e ricoprirla con l'apposito cappuccio. Descrizione e caratteristiche. Proctoglu a marchio registrato Plus, grazie alle sue proprietà lubrificanti e idratanti, riduce la frizione durante l'evacuazione, favorisce l'espulsione delle feci, protegge la superficie anorettale infiammata ed irritata. Aiuta a prevenire l'irritazione e la congestione dell'area perianale e dona sollievo da dolore, bruciore e prurito. Avvertenze. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. L'uso del prodotto e quello della cannula sono strettamente personali. Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 12 anni di età. Utilizzare in gravidanza e allattamento dopo aver consultato il medico. Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto nel caso in cui ci sia la necessità di applicare altri prodotti ad uso endorettale o perianale. Non utilizzare la crema in caso di allergia o ipersensibilità ad uno o più ingredienti. In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare il medico. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 2 settimane di trattamento, si consiglia di consultare il medico. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato e in confezione integra. Dopo l'apertura, utilizzare il prodotto entro 3 mesi. Componenti e ingredienti: vaselina, acqua depurata, olio di vaselina, alcol stearilico, cetil, 20, OE, glicerina, estratto idroglicerico di camomilla, fenossietanolo, beta-glucano, allantoina, metilparabene, etilparabene, acido lattico, sodio idrato. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.